Ernesto Calindri, lei è nato il 5 febbraio del 1909 a Certaldo in Val d'Elsa, la patria del Boccaccio. Ecco, la sua famiglia però è sempre stata una famiglia di ingegneri ed architetti. Beh, ma la famiglia è perugina, il ceppo è proprio umbro, perugina. Sì, e c'era questa tradizione nella nostra famiglia, gli uomini di casa Calindri o erano ingegneri o erano architetti. L'ultimo ingegnere è stato il nonno, perché mio padre scappò di casa, parliamo del 1907, scappò di casa al secondo anno di ingegneria per fare l'attore. E i rapporti fra il nonno e mio padre furono interrotti, tanto fu grande lo scandalo, e furono ripresi soltanto con la mia nascita, perché il nonno disse: la tradizione salva e abbiamo l'ingegnere. E io infatti ero convinto di un giorno di essere ingegnere. Il teatro sì, mi interessava, così, quando andavo a trovare papà e mamma, ma come spettatore, ma mai più pensando un giorno di essere un attore. Allora gli attori si truccavano, si sporcavano la faccia, si truccavano la bocca, gli occhi, e vedere mio padre vestito una sera da vagabondo, la sera dopo da principe, io dicevo: ma guarda cosa devono fare per vivere questi poveretti. Insomma, non potevo mai pensare un giorno di essere un attore, anche perché il nonno era severissimo, mi teneva ben lontano da quello che era l'ambiente teatrale. Fatto abbondantemente parte del XIX secolo.